Salve, salve a tutti ragazzi, buongiorno. Buongiorno e ben ritrovati, Gabriele, Samurai, Dippi, microfono. Benvenuti ragazzuoli, vedete che faccia ho? Ciao Lelex, Spidonadiale. Cazzo. Avevo letto tunnel sotterraneo. Ma cos'è sta gag? Ciao Damiano. Ciao, porca loca, ciao Almix. Rigogliosa terra, benvenuto. Aspettate che mi metto il gioco davanti. È poco più indietro. Cazzo, mi sembra un passo indietro allucinante. Ma io non ci... Ma perché mi fa ripartire da qui? Ma eravamo arrivati qui. Non c'è ancora da fare. I bloater sono più avanti di questo? Forse ho preso io un abbaglio, eh? Ciao Kaiser. Davvero, davvero? Ok, allora scusate, scusate, abbaglio mio, abbaglio mio. Le giraffe ci sono già state. Vado avanti io. Ah, Tu? sì. Ok. Ok, scusate, scusa. Scusate, scusate, scusate. Ciao Dario, ciao a tutti. Scusatemi, scusa, mi ero fatto un viaggione che eravamo prima del tunnel e mi sono detto, ma dai, devo rifarlo. Ciao Psycho Steiner. Sì, mi sono veramente cagato sotto. A posto, bella lì, invece siamo esattamente al punto dove avevamo interrotto. Avevamo fatto il puzzolino prima di finire. Benissimo, ragazzi, benissimo, benissimo, che bella notizia. Ciao Marvin, benvenuti a tutti, ciao Xitrio. Ben arrivati, ragazzi, come state? È un piacere essere qua, ve lo dico sinceramente. Allora, adesso abbiamo. Ciao Stick. Abbiamo. Rapide e. Un percorso complicato? Grazie Marvin, grazie mille del supporto. Mister Zell, ciao a te. Boh, sembra lineare. Sembra che non dobbiamo neppure impazzire a cercare roba, no? Non mi butto in acqua. Pare che l'acqua sia la morte in questo caso. Quindi mi limito a fare questo percorso abbastanza. Ti è piaciuto il mio non mi butto in acqua? Comunque non è la muerte. Ok. Pensavo di fare un saltino. Ciao Saturniox. Ah, c'è microfono e dei monitor. Ci sono tutti i componenti. Ciao Isayoi. Umberto, ma cosa sono i punti canale? Ciao Walzer, carissimo, ben arrivato. Cosa sono i punti canale? Frambo l'ho lasciato fuori perché secondo me onestamente stucca molto nella parte secondaria. Però c'è un commento a cui ho messo cuore, che ho appena letto, che dice: il libro interno a Frambo e quindi la lore è assolutamente da top 10, quella cosa è vera. Però non lo metto fuori adesso. Ah, grande Lelex, grande! Sono felice che tu sia qui allora. Esatto, Psycho Steiner. Beh, Fez, ragazzi, il gioco di Dio, veramente bellissimo. Sì, poi Frambo si è arricchito tantissimo del fatto che eravamo su Twitch, eh. Ma cos'è la. Ma che bazza è il microfono? Vi state avvallando punti, bella, sono contento per voi, non so quale sia. Cosa dovrei dire? Ehi, grandi i punti, ragazzi, bella lì, collezionate i punti, non so neanche che cazzo siano. L'assenza di Steins Gate, ma Steins Gate è del decennio precedente, se no col cazzo che stava fuori. Eh sì. Ciao, ciao Creepy Stuff. E bella a tutti. Jax. Ma sì, perché no, Kaiser? Vediamo, c'è tanta roba in ballo. Ok, Umberto, ok. Beh, non è un videogioco. Se ne può parlare, se ne può parlare. Secondo me è il grado minimo, manco, ma già videogioco. E vi leggo. Ma no, ma no, ma no. Secondo me i tre giochi che ho messo davanti ai Detaka ci stanno. Non lo so, vabbè, cioè è chiaro che poi io, ripensandoci, boh. Grazie, sono Sasha. Ragazzi, devo andare avanti col gioco. Sì, facciamo subito il DLC, subito dopo questo. E non mi ricordo qual è il pulsante del salto, perché ho belle capè che devo saltare.
c'è il salto, ma c'è il salto. No, non c'è nessun salto. Non c'è nessun salto, giusto? C'è il salto in sto gioco, non me lo ricordo più. Non c'è, infatti, ma allora che cazzo sto dicendo? Salta! Ma allora come facevo? Cioè, era impossibile. Ho una sensazione di non aver fatto la base. Ma cosa... Come cazzo... Ah, X nelle sporgenze. Ragazzi, però devo droppare il gioco. Cioè, questo è il game over. No, raga. Come cavolo torno indietro? No, sul serio, è fisicamente impossibile. Esatto, esatto. No, no, raga, come riavvia? Dai, ma non è possibile, come riavvia? Ragazzi, ragazzi, come cavolo faccio? Non nuota, non nuota, non riesco a nuotare. Ma veramente? Ma veramente? Pesissimo, ma è un po' strano. Cioè, dovrebbe esserci un modo per... Eccoci qua, eccoci. Ok, dai, salta. Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Non sapete cosa sta per succedere. Brava Ellie, brava, brava, bravissima, bravissima. Ce la facevi da sola. Scendiamo da questa affare. Adoro, adoro Ellie, veramente, veramente una grande. Mi è piaciuto anche il fatto che ce l'abbia fatta da sola, è proprio lei. Comunque sia, dai. Comunque è pazzesco il fatto che io abbia veramente dovuto riavviare. Cioè, scherzi a parte, chi se ne frega, però non mi viene veramente in mente che altre cose potessi inventarmi. Andiamo avanti cercando di non fare cazzate. Ellie, esatto, muoviti. No, 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 ce l'avevo fatta di brutto. Ce l'avevo fatta 100 volte. Ma ce l'avevo fatta 1000 volte. Non insultare un autobus, non può, non può. No, 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 non ho visto il triangolo. Cazzo, non l'ho visto. Ok, ora lo vedo. Porgimi un triangolo. Verso il triangolino che ci esalta. Aia. Cazzo, Joel, sei in grossa difficoltà. Oh, Chris, wow! Dai un po' di QTE. Oh, sto premendo come uno stronzo. Ma qua ci vuole il dito di Sabaku, veramente. No, non è vero, non è vero. Anzi, anzi, stiamo parlando di un gioco veramente... che ti lascia essere lento di dito. E ora so cazzi, ma prima o poi doveva succedere che Ellie facesse i conti, purtroppo, con la sua incapacità di nuotare. E noi abbiamo una priorità... che sarebbe... mi dispiace dirlo, ma sarebbe respirare. Io non vedo, tra l'altro, un non nulla, un niente. Devo respirare. Oh, cazzo. Abbiamo un problema, ragazzi. Abbiamo un grosso problema. Cazzarola, non ho ossigeno. Pigliala, pigliala. Pigliala, ma respira. Siamo morti. Siamo morti così, come degli stronzi. Devo rifare, no. Scesa, dai, Joel, pesissimo. Dimmi che l'hanno calcolato. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ok. Non ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Questa è maestria, perché una sequenza che in realtà non ha neppure una reale difficoltà riesce a fartela vivere. Dai. Non diciamo stronzate, il sequel poi chi lo fa? Mi dispiace sapere che lei sarà nel seguito, mi ha comunque segnato l'esperienza. Non è cattivo, non è cattivo. Metti le mani in alto, non è cattivo, ci avrebbe già ucciso, è il simbolo delle luci. Dai, però che stronzo. Benvenuto tra le luci. Ma è lei? Scusa per... non sapevo... No, non è la... è la stessa dell'inizio. Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati fin qui. Abbiamo trovato le luci. Come avete fatto? È merito suo. Ma sai, ho i pugni nelle mani. Ho lottato come un drago per arrivare. È vero, è vero, è vero. Puoi dirlo, Joel, puoi ben dirlo. Puoi davvero dirlo, sei un grande.
Forse era destino. Bravo, Joel, veramente bravo. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Beh, un po' di... Forse era davvero destino. Un po' di fortuna, dai. Dopo tante sfighe. Dov'è Ellie? Portami da Ellie. Esatto. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore. Vez, tu non hai idea di quanti cazzotti io possa tirare. È quasi pronta per l'intervento. No, 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 no. Quale intervento? No, 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 no. Non facciamo le gag che stiamo pensando. Esce su tutto il cervello. No. Sei tutto. No. No. Trova qualcun altro. È impossibile. Non c'è nessun altro. È impossibile. Adesso tu mi porti. Qui adesso. No, vabbè, che cazzo, è Joel. Sto vivendolo un po' come un supereroe che non ti è. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che è passato. E vabbè, tu che ne sai? La conosco da quando è nata. Ah, precisissimo. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. Precisissimo. Perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. Ma almeno parlarle. È che non c'è altra scelta. Precisissimo. Però non è possibile. Io ho visto le immagini del sequel. Non può succedere. Vedi, noi siamo dentro un videogioco. Sì, e continua a ripeterti queste stronzate. Precisissimo. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Madonna, che stronza. Scusate. Non sprecare questo dono, Joel. Che sarebbe la vita? Alzati, ho detto. Ma dai, quelle pistole lì non fanno niente. Merda, Joel si sta per incazzare, ragazzi, come una bestia. Sono pronto, ammazziamo tutti. Vai. A pugni, ovviamente. Muoviti. Joel, ma tira un pugno, hai già vinto. Ho detto muoviti. Joel. Dammi una scusa. Da che parte? Pesissimo. È la nostra roba. È la nostra roba. Che cazzo fai? Cammina. È la nostra. Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? Cazzo! Dov'è? È l'ultimo piano. In fondo. Cristo, no, merda, Gio, porca. Guarda. Porca troia. Aspettate. Ma li ammazziamo tutti, ovviamente. Però li vorrei ammazzare. Oh, cazzo, sto sbagliando il pulsante. Fatemi usare le cose cattive. Ovviamente, ora muoiono. Potrei fare delle buzz? Probabilmente sì. Ma facciamo così che chi se ne frega. Ma in testa t'ho preso! Vaffanculo. Ma quanti proiettili? No, mai più. Potrei aver fatto una grandissima cazzata. Potrei stare un tantino sottovalutando la faccenda, cosa ne dite? Oh cazzo. Scusate, non ho dato un segnale. I proiettili sono importanti, tra l'altro abbiamo anche l'accetta. Shh.
Hanno il cappellino da esploratore. Va bene, noi adesso aspettiamo qui, li dobbiamo assolutamente far calare di numero. Notare che loro sono i salvatori dell'umanità e noi li stiamo sterminando. Ma fa simpatia, no? E non viene qui. E vabbè, allora Vaz mi hai tolto tutto il divertimento. Ah, e poi sei venuto alla fine. Vabbè, allora. Aspettate che mi devo un attimo chiudere il cesso. Ma per ragioni di questo tipo, ah, ho sbagliato. Vabbè, contro umani può andare bene. Sono mille e non più mille. Però che dire, noi dobbiamo comunque fare gli stronzi, c'è poco da dire. Boh. Tra l'altro il mio non sapere dove andare è assoluto. Cosa c'è di qua, ad esempio? Perché il gioco sembra volermi ovviamente mandare da quella parte. Cioè, i cattivi sono là. E quindi qua ci sono delle bazze. Vabbè che siamo pieni di tutto, di ogni cosa, bombati. Non è del tutto vero. Voglio essere esigente, però non sto aggirandomi con l'arma giusta. Alla fine della fiera potrei anche decidere, tutto sommato, di andare in giro così. Non lo so. È che, ragazzi, il fucile a pompa è l'unica... Questo gioco dovrebbe avere un'arma sola. Anzi, due. Il fucile a pompa e l'arco. E qualche bombetta, dai. Sto venendo qua per vedere se ci sono delle bazze, ovviamente. Delle cosette. Ehi, baby. Te l'avevo detto. Tolgia! Ragazzi, vi leggo tra poco perché sono un attimo preso da quello che sta... Ho sopravvalutato il loro udito e sottovalutato la distanza che ci separa. Non sto capendo niente. Andiamo di qua. I don't know. Vedete, con Joel full equipped, e a questo livello di difficoltà ovviamente, perché posso immaginare che non sia sempre così, non c'è paura. Se mi scoprono, sono semplicemente cazzi loro. Ho sbagliato tasto, Christian. Per me è molto importante informare Christian di quello che faccio durante la partita. Mamma mia, c'è l'imbarazzo della scelta. Oh, cazzo! Cazzo! Che cosa? Cosa ho appena ottenuto? Ma non adesso, però avete visto. Eccolo qui. Cazzo, ma sei ancora vivo, stronzo? Pensavo fosse un'arma che segava in un colpo. No, niente di tutto questo. Lui si è acquattato, non voglio continuare a sprecare colpi. Vaffanculo! No! Muori, e che cazzo! La lentezza del cambiare arma. Maledizione. Inefficienza pura. Ma questo è ancora lì, sta! Comunque c'è un problema con le voci. Io sento sempre le voci che vengono da una parte.
che non è la loro. Ora, vaffanculo, loro non possono venire da qui, giusto? Dico bene? Sì. Sono tutti di là, va bene. Vai a zappare! Fanno male i proiettili in the face. Ho notato questa cosa. Ho sbagliato tasto, che cretino! Ma va a zappare! Cazzo, ho giocato troppo sportivo, troppo sportivo. Mea culpa. Ce li ho addosso. Merda. Cazzo. Ok, ci sono. Devo usare anch'io quel bazzone là, eh. Forse è il caso, però 22... Sì, non è tanto. Che lentezza! Vecchio! Ma dai! Ero troppo lontano. Ma vai a cagare. Ma zio! Mi sto facendo niente. Ci sto per lasciare la pelle, porca loca. Che palle, sono corto di tutto. Non volevo usare questo. Ma vai a cagare. Vabbè, spreco. Fanculo, stai fermo un attimo. Vaffan... Porca loca! Che... Ma accidenti, sono corto di ogni cosa. No, l'arco in questa situazione, no. No. Al diavolo. Che palle. Ma zio, ma cos'hai, il settimo senso? Che è sto suono? Ma chi? Chi mi ha appena sparato? Accidenti. Adesso faccio questo, che probabilmente lo devo fare da anni. Too little. Not enough. Non ha funzionato come pensavo. Pensavo di essere più figo. Dai, vediamo che sai fare, pezzo di merda. Ma colpiscilo! Scendi da sto co... Merda! Oh.
per Diana. Ok, è chiara l'arma che dobbiamo usare. Tanti saluti. Mamma mia, ho decisamente sopravvalutato ciò che quella granata mi poteva consentire di fare. Consumato di tutto. Dobbiamo ravanare ogni angolo, ragazzi. Questo coso ovviamente ha un rinculo che va verso il cielo. Dobbiamo ravanare tutto, tutto. Sono corto di tutto per Diana. Ok. Bene o male qua da dove siamo partiti. Allora, qua c'è roba. Dai, piglia. Che cazzo ho fatto? Cosa, perché ha fatto questa mossa strana? Ehi, dimenticavo di caricare. Ok, ok, ok. Di qua dovremmo essere abbastanza safe. Forse anche di qua. Ma è una strage, questi erano i buoni. Questi erano i buoni. Boh, vabbè, è andata così, ragazzi. È evidente che Joel non è buono. Joel ormai ha perso il controllo, ma da un pezzo, a dire la verità. Li abbiamo già visto fare cose assolutamente terribili. O per meglio dire, l'abbiamo già visto spietato. Che è una cosa che non assimiliamo al personaggio buono positivo del gioco, ovviamente. Ma è chiaro che lui esce un po' da questo cliché. Ho qualcosa al massimo, ciò non deve accadere. No, accipicchia. Vabbè, facciamone una di queste. Ma siamo messi proprio male. 68, ma 68 che finiscono anche molto in fretta. Di qua non abbiamo assolutamente ravanato. Spero di riuscire a tirar su una cura. Dai, sarebbe tutto da rifare meglio, però vabbè, sti cazzi, dai. Al massimo di forbici. Denti! Niente, non ce la faremo mai a fare quella bazza lì. Faccio questo, follia pura. Bottiglia. Sempre cara ci fu. Qua dentro forse non ho osservato. Esatto. Forse ci siamo. Forse è Natale. Sto pensando se... Mi sembra che ci siamo, West Wing, che vuol dire vai di là, in giochese. Sti cazzi. Sarà meglio stare molto molto cagati, molto. Molto. Non mi piace tanto quest'arma. Ma questo c'è, e quindi niente. Sbagliato. Che cazzo, nasconditi! Dove cazzo è? Ah, ma è lì, ma non ho visto! No, ma nascondi! Merda, è inusabile quando si incaglia. Porca loca! Vaffanculo! Come cazzo fai a sentirmi? Mi sente, c'è poco da dire, sono morto. Dai, rifalla. Manco la rifaccio e vaffanculo. Rifalla, mo? Vai a vedere. Vai a cagare. Che palle. Ah. Se non ho la cura, varrebbe la pena schiattare. Ho la cura, incredibile. Vabbè, facciamo. Non lo butti giù neanche con un carro armato, Joel. Comunque iniziamo ad avere proiettili.
Forse anche l'ora di iniziare ad usarla, quest'arma. Piti. Spazio aperto, qua so cazzi, amarissimi. Ma laggiù dove? Dove mi devo nascondere? Di qua. Non si vede mai un cazzo, zio. E sti cappellini? Che pezzo di merda. È che non ricarica tanto, eh? Sto giro ti aspetto io, però. Vai a zappare la terra, vaffanculo. Ah, 4 perché glieli ho fatti sprecare io per primo, ma va, che palle. Ah, ci vuole più pazienza, ci vuole più pazienza, ci vuole più pazienza. Ah, accidenti. Adoro questo gesto, così ampio. Solo che è molto difficile contro quell'arma lì. Cioè, l'ideale è farli veramente finire i proiettili, ammesso che abbia questo realismo, ma credo di sì. Sarebbe tutto da rifare conoscendo le aree, sapendo dove nascondersi, per Diana. Non posso fare nulla, ciao. Chiaramente devo andare lì, se siamo capiti. Diamo un'occhiata di qua. Nothing. Devo imparare a fare sto movimento. Se no non vado da nessuna parte. Triangolo. Oh cazzo. Oh cazzo, oh cazzo. Ecco. Oh cazzo, 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 cazzo. Allora, lui ha guardato in alto, quindi noi andiamo in basso. Ok, ma mi aspetto. Che casino. La musica qua mi ha fregato. Mi sarei aspettato dei regalini. Nessun regalino per Joel. Loro spawnano in modo assolutamente strano. Qua vediamo dei cavi, quindi arriva un piccolo rompicapo, forse, tra un po'. O forse sono i cavi che consentono di operare Ellie, come sarebbe. Ok, ok, non si va a interagire. Qua sì, invece. Odio quest'arma. È sicuramente un'ottima arma, non voglio mica dire. Respiratore del chirurgo. Ah, riproduci. 28 aprile. Marlene aveva ragione. L'infezione della ragazza è diversa dalle altre. Vabbè, lo leggete, dai. Chiaro, chiaro, chiaro. Chiaro, 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 chiaro. Non si diffonde. Bene. Piuttosto importante, eh? Centinaia. Ok, la posta in gioco ovviamente è molto più importante della vita di Ellie, ma vallo a spiegare a Killing Joel. Qua si può entrare. Qua si va a morire di nuovo. Adesso Killing Joel sta per prendere tante di quelle mazzate che a metà bastano. Aspettate un attimo. Qua c'è roba, qua c'è roba. Dai, 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 dai. Ben fatto.
Per quanto io abbia sprecato, però era forte. Però l'accetta è forte, però questo è più grosso. Mi sta dando il gioco, a parte munizioni, ma mi sta dando addirittura munizioni da lanciafiamme. Non l'ho mai usato contro gli umani, non credo facciano bene anche agli umani i lanciafiamme. Abbiamo una piastrina delle luci. Bryony Stewart Seume, qua siamo a livelli di quelle gag di Key & Peele. Allora, molto bene. Forbicetta, forbicetta, forbicetta. Continuare. Beh, costruire un altro coltello ci sta. Si sta sempre. Quindi va bene così. L'accetta è veramente forte, quindi l'atterrò. Tu sei a 81. Dovremmo avere anche delle cose interessanti per quanto riguarda le altre armi. No, non qui, non qui, non qui, non qui. Bensì. Penso. Qui. Un po' di ricarica. Ho ricevuto dei proiettili per questa. Poca roba. Vediamo, mi volevo un attimo rassettare. Qua siamo messi così, ma non importa. Qui teniamo questa, che siamo a 7. Qui teniamo quello, li facciamo quella, ciao. Sto sull'ascia, l'accetta poi. Follia, forse. Non mi piace attaccare da qua, c'è un sacco di luce. Preferì. Ma ragazzi, ma qua c'è un sacco di roba. Che cazzo? Un'altra. Sono le 17:30 del 28 aprile. Sentiamo. Sembrano si possa estirpare il parassita senza uccidere l'ospite. Un modo carino per dire che dobbiamo ammazzare la ragazzina. Hanno chiesto la mia autorizzazione. Gli esperimenti sono sempre più impegnativi. Sono esausta. E voglio soltanto che questa storia finisca, per cui... facciamola finita. Ok. Non butta bene per Ellie, non butta bene. Ciò è bene. Vabbè. Non c'è niente. Con che arma? Con questa. Arma che non apprezzo. Non nel senso che non ha prezzo, ma io non la apprezzo. C'è qualcosa nel frigor? Arrivano, arriveranno a frotte. Non sarà divertente. Qui è una fusa alla operatoria. Fammi capire bene se ha un di dietro, direi di sì. Christian, ok. Siamo sempre molto scoperti. Accidenti, accidenti, accidenti. Dai! Va bene. Run! You are nearly... The Red. Che cazzo c'è scritto? Run, you are nearly there. Don't quit. Ce l'hai quasi fatta, corri, non mollare.
Quindi siamo vicini all'epilogo. Che epilogo sarà poi? Perché, sai, salvare Ellie ci sta di brutto, ma sarebbe bello che ci fosse un epilogo positivo per il genere umano. Adesso, parte tutto. Run. E se non voglio runnare, cosa c'è qua? Diario di Marlene, ancora lei, eh? Facciamo zoom. Ah, però... E leggiamo. Abbiamo finalmente oltrepassato il confine dello Utah. In un paio di giorni saremo di nuovo con gli altri. Oggi il morale del gruppo, che mi preoccupava sin dalla morte di Greg e Tania la settimana scorsa, è decisamente migliorato. È bello sentirli ridere ancora. Robin è venuto da me e mi ha detto: siamo al sicuro con te, grazie Marlene. Un piccolo gesto. Marlene, poi avevamo visto, no? Si chiamava. Ellie non c'è. Ma che gag è? In che senso Ellie non ce l'ha fatta? Noi siamo all'ospedale, ci sono stati parecchi festeggiamenti, almeno da parte degli altri, immagino siano contenti di rivedere i loro vecchi amici. In che senso? Ah, Ellie non ce l'ha fatta venire con noi, tipo, erano più di 10 anni, dopo mi ha dato la notizia, non sono riuscita a mangiare, dovrei essere contenta. Mugger incompia, cosa devo fare? Sarei morta, Boston, portare via, bla bla bla, porca puttana, preso panico alla fine, Buzz è dovuto tenerla con me, ti ho deluso, hanno deluso tutti, non so più parlare, non posso stare qui, uno dei nostri esploratori è chiamato via radio, un uomo con una ragazzina che entra in radio, bla 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 bla, e se fosse lei, certo che lei, se vi perdete in oscurità cercate le luci. È viva, stanno facendo dei test su di lei proprio da... Non capisco se sono eccitata, spaventata o solo nervosa. So solo che le mie mani tremano e non vogliono saperne di smettere. Qua c'è qualcun altro che non vuole che Ellie schiatti, eh? È la cara Marlene. Marlene. Però non mi fido, nel dubbio ammazziamo tutti. Sì, ci siamo. Cristo. Arrivo, Ellie. Merda. Arrivo, però quanti saranno? Qua bisogna fare la strage, è pesissimo. Avrò delle coperture decenti, ma figurati. Ma neanche l'ombra. Va a zappare. Il puro... E tra l'altro pochissima vita! Guarda. Oh, non ci avevo fatto caso. Dammi l'arco. Che gag. Fanculo! Potenzialmente ci arrivo la Christian. Ma datemi un mouse! Vai a zappare. Fanculo. Oramai mi sono fissato. Ah, va. Basta. Mi sto solo facendo ammazzare. Andiamo avanti. Ma quanto sono stupidi. Poco, purtroppo. Ma non muore mai! Ma va, dai, non sapevo di essere così debole! Cioè, non sapevo che l'arma fosse così scarsa. Pensavo fosse l'arma definitiva. Pensavo facesse molto più male. Lo so che non ci arrivo, ma voglio fare una cosa. Ma a sto punto, se lui qui non mi becca, io faccio sta cosa.
Ma vai a cagare, zio! Fino a un secondo fa non mi beccavi, becco l'arma che ti frega e mi becchi, ma guarda un po'. Non è possibile andare avanti così. No, ho sbagliato. Adesso l'abbiamo salutato. Quanto sarebbe bello avere l'attivazione a distanza. È morto. Ma che cazzo ho fatto? Non vedo. A chi spara? Che sfiga, cazzo. Sarebbe da rifare meglio, ma non ha importanza. Dobbiamo accettare di averla fatta di merda e fare una cosa di questo genere. Dopo non sto a dirvi ravaniamo l'impossibile, eh? Ah! Still alive. Ma quanto è bello. Ma è un solletico o sei morto? Vecchio, veramente sei incredibile, voglio proprio dirtelo. Ok, adesso tutto a ritroso, a ravanare l'impossibile. Ok, occhi aperti. Una pallottola spuntata. Allora. Ho bisogno di grosse ricompense e non ne sto avendo. PD.
Ah, ci picchia. Sono amareggiato. Non c'è un cazzo, ragazzi. Non c'è un cazzo. Proprio niente. Certo, nessuno mi impedisce di fare il mio meraviglioso moonwalking, ma... non c'è un cazzo. No, 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 qui c'è qualcosa. Beh, questo ci sta. Non mi ricordo neanche come ero messo, vabbè. Grazie. Tu hai droppato? No. Ripercorriamola con la nostra fantasia. Siamo passati di qua, lì abbiamo... Non c'è un cazzo, ragazzi. Vabbè. 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 Solo mattoni. Non è più il tempo di ravanare. Sembra proprio così. Sembra proprio così. Andiamo avanti. Copriti. Copertura. Io mi preoccuperei del dietro più che del davanti. Comunque va bene così. Mai dubitare di una cutscene. Ovviamente avrei voluto la porta chiusa da pugnale perché significava buzz in arrivo. Lore. Ancora il registratore, ragazzi, aprite le orecchie che ve lo beccate. Ehi, Anna. È da un po' di tempo che non parliamo. Io ho autorizzato l'operazione chirurgica. Non che avessi altra scelta. La richiesta era una pura formalità. Ma devi sapere che per tutti questi anni ho sempre mantenuto la promessa. Nonostante, dai, su, la responsabilità. Nonostante le responsabilità del mio ruolo, mi sono sempre presa cura di lei. Avrei fatto qualunque cosa per lei, ma poi... ecco che capita l'opportunità di salvare tutti. Tutti noi. Siete praticamente stati tutti uccisi da Joy. Il nostro obiettivo. Il tuo obiettivo. Sentendo l'umanità, ovviamente. Mi hanno chiesto di... di uccidere il contrabbandiere. Non ucciderò lui. Non ucciderò l'unica persona qui dentro che può comprendere il peso della mia scelta. Forse lui potrà perdonarmi. Conoscendo Joel, no. Oh, quanto mi manchi, Anna. Tua figlia ti raggiungerà presto. Dai. Eh sì, ragazzi. Mamma mia, Joel, sono carichissimo. Joel mi carica veramente da matti, but, siccome lo sto facendo... abbiamo finito di fare i fighi, abbiamo finito di fare gli splendidi. Ora le mazzate saranno irrimediabili, PD. Merda. Adesso come minimo ci mandano addosso. E ricordiamoci che il gioco ci ha dato... cose per il lanciafiamme, eh? Come minimo ci mandano addosso dei boomer. Ok, qua nulla. E PD. Allora, siamo così male. Aspettate che qualcosa magari si può costruire. Infatti, tipo. Questa è importante. Questa è indiscutibilmente importante. Che se non la stiamo usando, ma d'altra parte è l'alternativa di questa. Siamo fottuti. Qua siamo messi così. Va bene. Beh, che dire. Siamo messi male, tra l'altro, lì con l'arma corpo a corpo. Vabbè. Pives, bla. Ellie! Pesissimo. E adesso che cazzo facciamo? Joel non è proprio una persona delicata. Cioè, tipo, qua ammazziamo tutti. Ragazzi. Ah, vedete che non me lo fa fare. Volevo di ruolo. Sparare ovunque. Pesissimo. Cazzo. Dottore. Cazzo. Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Ha ragione, purtroppo, Joel. Cioè, io ti capisco. Cioè, ovviamente la tentazione... Ma ha ragione.
Ha ragione. Non farlo. Cosa posso fare? Assurdo! Cioè, non c'è scelta. Vai di là. No, è pesissimo. No, veramente devo uccidere. Avvicinarti. Dico sul serio. No, non ci credo. Devo veramente... No, pesissimo. Se lanci la stanza diventi il Dark Lord. Oddio, muoio. Ah, regà, che devo fa? Ah, non c'è pugno! È cutscene! Schifoso animale! Non ci credo. Questo è un medico, ne saranno sopravvissuti 4 in tutto il pianeta. Ma è pesissimo. Il non morto di Dark Souls era un personaggio positivo in confronto. Io penso che il mattone... Pesissimo! Ti prego, non voglio morire. Oddio. No, questa non l'ammazzi, no, Joel. No, pesissimo, potevo non ucciderli, no. No, potevo non ucciderli, non avevo capito che c'era l'interagibile Ellie. No, non avevo capito. Merda, ragazzi. Mamma mia, che brutto! Mamma mia. Il pulsante per premere il grilletto. Era Mike che ne parlava? Cazzo. Oh. C'è l'idea. Allora. Ragionamento da Joel, li ammazzo tutti. Ragionamento da chi pensa al destino del mondo in game. Ho già ucciso 2 persone di troppo. Interagisco con Ellie. Ragionamento da player, quella tipa lì potrebbe essere un problema dopo, e quindi l'ammazzo. Non ce la faccio. No, ve lo giuro, non ce la faccio. No, non ce la faccio, ma stiamo scherzando. No, c'è un limite. No, stiamo scherzando. Oddio, ma che cazzo fai? Ma non sai neanche quello che stai facendo. Non sai... No! No, ma guardate... No, Joel... Che cazzo fai, Joel? Che cazzo fai? Oh. Torna indietro! Ma è una gag! Dove cazzo devo andare? Pediatria! Marta. Ma che cazzo sto facendo? Ti porto via da qui, piccola. Ma non ha senso tutto questo, Joel? Oh, Jesus! Ti ho preso. Vabbè, loro non mi spareranno, ho lei in braccio. Beh, sentite, però Joel che viene sottomesso da sti qua non esiste. Andiamo. Beh, merda. Non possono spararmi. Qua, giocatore di football, eh. Com'è che si chiama quello che va tanto di moda adesso? E invece? Comunque era veramente un bad ending. È tutto ok. Oddio, avere nozioni di uno sport che non seguo, ma... Ma ragazzi, il moonwalking non lo ferma nessuno. Ma a seguire la NBA, per forza... Indietro. Qualche informazione ti arriva, è assurdo. Ok, pesissimo. Dai. Fermo! Era Lamar qualcosa, Lamar Jackson, mi pare che sia. Ma cosa cazzo stiamo facendo? Tutto questo non ha senso, Joel, tu lo sai. Non ha senso. E tra l'altro trova un modo di brandire un'arma mentre la porti. Lo so che è impossibile, però devi trovare un modo. Guardate, è molto bella resa, molto bene la sua espressione. Molto bella la sua espressione. Non puoi salvarla. Anche se la porti via, e poi... Ma tu per prima... Quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi? Tu per prima sai. Sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Che non la vogliamo far morire. Sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. No, non è vero, non è detto, non lo sappiamo, aveva paura. Non lo sappiamo. Lo sai bene. Forse sì. La scia di sangue che si è lasciato indietro Joel è impressionante. Ascolta. Puoi ancora. Questi sarebbero i buoni. Cosa giusta.
Io non ci credo a quello che Joel sta per fare, ma credo... Non sentirà niente. Credo di sapere cosa Joel sta per fare. Pesissimo. Sto giocando? No. Che cazzo ha fatto? Gliel'ha mollata, gliel'ha lasciata. Che cazzo fa? Pesissimo. Ma è una gag? Purtroppo. Non ti agitare. L'effetto delle medicine passerà. Lo sappiamo cosa ha fatto Joel. Lo sappiamo cosa ha fatto Joel. Sai che Marlene ci ha detto ciao. Abbiamo trovato le luci. Non l'avrei messa la didascalia, non l'avrei messa. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Cazzo, Joel. Persone immuni. A dozzini, a dirti. Oh, Cristo. Joel. E non è servito proprio a niente. Ah, Joel. Hanno anche... Cazzo. Hanno smesso di cercare una cura. Ai, Joel. Ai. Mi spiace. È terribile. Non ci posso credere. Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti. Siamo Ellie, abbiamo il pugnale. Cristo. Stava... Sembra ci si muova. Stava peggiorando, tipo? No, non credo. Forse aveva... qualche segno di... La qui dovrebbe essere tutta dritta. Ma stiamo scherzando! Non male, vero? Non male. Ragazzi, è superfluo. Ah, non abbiamo proprio l'oggettistica. È superfluo che vi dica che Ellie non è scema, eh? Cioè, lo sapete, lo sappiamo. Non so perché sono andato di qua, è l'istinto. Ma voi sapete che Ellie non è scema, anzi. Hai finito il tutorial. Io ho una strana sensazione. Ho una strana sensazione. Posso dire cosa penso? Penso che qualcuno debba uccidere Joel. E quel qualcuno è Ellie. Accidenti, mamma mia. È superfluo dire che a lui ha anteposto il ritrovamento di una figlia al destino del mondo. Lui preferisce questa quotidianità che perdere nuovamente una figlia. Questo non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Perfetto. Occhio alla testa quando entri. Ma lui è... Ok, ci sono. Mortale per chiunque si frapponga fra sé. Comincio a sentire i miei anni. E questa quotidianità, diciamo. Ed è tecnicamente un pericolo per l'umanità. Ho detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Faticavo a starle dietro. Sentite che si sta aprendo, ovviamente. Credo che voi due sareste diventate ottime amiche. Ti sarebbe piaciuta e tu saresti piaciuta a lei. Lo seguo. Là c'era da ravanare, lo seguo, sentite, non è il momento di ravanare, dai, io credo che siamo all'epilogo. Ehi, guarda laggiù. Oh cazzo, ah, ma siamo tornati? Sì, quasi. Siamo tornati? Aspettami un secondo, Joel.
Cosa c'era qua? Merda cosa? Stupendo. Ragazzi, l'ho fatto. Ho vissuto per i collezionabili, è successo. Mi sono trasformato. Andiamo avanti, vela. Joel ha detto merda e io non so perché, per quale motivo l'abbia detto. E la corsa di Ellie è la meno... Non potresti avere meno fretta di quanta ne ha Ellie in questo momento. È la ragazza più tranquilla e pacata e posata del mondo. Ho perso Joel, ragazzi. Ho rotto il gioco. È finita. Mi dispiace. Ho rotto il gioco. Joel? Non ci credo. È caduto nella cascata e ci siamo persi il momento. Joel, dove cazzo sei? Dai, qua ce la fai, Ellie! Ellie, ho rotto il gioco, Ellie! Non cadere nella cascata? Come cazzo si prosegue? Di là, forse? Forse devo attraversare di là? Dove cazzo è già... Oh, ho sbagliato. Ho fatto la cazzata, ragazzi, vero? Di qua. Non... Ho sbagliato, ma volevo... E non volevo il fumetto! È che volevo sapere cosa c'era lì. Mi sono perso! Ma come sopra? Sopra dove? Sopra qui. Eccolo! Stavo per droppare. Okay. Ti tengo. Stavo per droppare. Dammi la mano. Vai, Ellie, vai. Pesissimo. Cazzi. Ok, andiamo. Cazzo, Joel. Pesissimo. Cristo. La Boston. Ai. Quando mi hanno morsa. Non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora... Lei ha detto... Aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. C'è un risvolto lesbo. Sto ancora aspettando il mio turno. Ellie. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. Oh, cazzo. Ma cosa devo... E poi Sam. Tu non hai nessuna colpa. Stai serena. No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... Sempre più autoritario. Continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, giuramelo. Però... Giuramelo. Cosa? Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Merda. Ai. Bellissima lei, eh? Cosa? Comincia e fai passi questa. Ma non è un finale. Cioè cioè non è un finale. È un fine prima parte. Cioè ci sta che ci sia un seguito. Ci sta che questo gioco abbia un seguito. Perché veramente, meno male che sta per uscire. Tra l'altro, cioè ho giocato questo gioco quando andava giocato. Non oso immaginarlo giocarlo nel 2013. Pesissimo. (Ride)
No, mi sa che il 2 non lo gioco. No, ragazzi, è pesissimo. Cioè, c'è gente che 7 anni che aspetta questo. No, è bellissimo, non ho mica detto che è brutto, è bellissimo. È un cliffhangerone allucinante, ma io devo sapere cosa succede adesso. Ma stiamo scherzando? Peso. Perché? È bellissimo. Il fatto che lei dica ok. Ma è chiaro che lei ha capito. E soprattutto Joel sta sprofondando. Questa coppia non può durare così. Per questo è un finale molto bello, ma al tempo stesso deve esserci un sequel. Deve esserci. Perché è una situazione irrisolta. È una bella fine di capitolo 1, secondo me. Cioè, ragazzi, meraviglia totale. Meraviglia. Adesso ce lo guardiamo. Pogo e Trumpet. Che carino. Ma Neil Druckmann, ovviamente. Sì. Bella per Gustavo Santaolalla, che già avevamo nominato. Mamma mia. Dopo il DLC. Sì, ci sta. Facciamo i DLC prima. C'è chiaramente un'allusione omosessuale, secondo, a me sembra, ma forse esagero io. Sì, prima facciamo il DLC. Ha più senso. Mamma mia, incredibile l'evoluzione del personaggio di Joel, eh? Incredibile. Ma poi lo fai tu. Questa cosa è allucinante. Quando sei nella sala operatoria è allucinante. Davvero, premi X. Sì, esatto. Originariamente non doveva esserci il 2, ma ci deve essere. Mamma mia. Anche perché lei... Cioè, non è mica così semplice la cosa. Se lei sa e può intuire, può capire che salvare il mondo è morire per lei, insomma, magari non c'è neanche tutta questa voglia di ammazzarsi, no? Potrebbe desiderare un'altra soluzione. No, ma per carità, cioè, uno può anche dire, te lo lascio così, cioè, comunque, sai, io comunque lo sto leggendo sapendo che sta per uscire il seguito, quindi è tutto diverso. Però, no, c'è troppo desiderio di capire e di... È una situazione che non è sostenibile, quella fra lei e Joel adesso. Si basa su una menzogna, su una... Il personaggio di Joel sta tracimando gli argini, no? E lei non può convivere a lungo con questa menzogna, sapendo che cosa c'è in ballo e sapendo che personaggio è lei. Quindi è una situazione ancora tesa, ancora da risolvere. Ah, certo, le luci possono sempre mentire, questo noi non lo possiamo sapere. Sì, è iconico davvero. Ellie non sembra assolutamente che si fidi di Joel. Ellie ha capito tutto. Ed è una situazione terrorizzante. Joel non è il cannibale, ma inizia ad andare in quella direzione lì, nel senso che è terrificante stare con una persona così. Adesso.
Adesso vediamo. Adesso facciamo il... Sono le 17.14, vediamo se riusciamo a fare... Sì, ma Ellie ha capito, assolutamente. Certo, Peach 1995. Si tocca l'orologio. E come? Notato anch'io. Adesso facciamo un po' di DLC. Ah, sicuro. Sapere che c'è il 2, sapere che... Per tutto il gioco io sapevo che Ellie era ancora viva. Infatti scommettevo sulla morte di Joel. Ma Joel è ancora lì. Quindi nel sequel ci sarà Joel. Sì, l'Elex, sì, però devo ancora vedere gli altri, comunque sì. Grazie mille, Valzer. Adesso facciamo il DLC, che sinceramente non so. Tra l'altro il DLC, ma direi da quello che avete scritto, direi di dare per scontato che non sia il sequel, cioè il DLC non è il seguito di questa scena, evidentemente. Quindi... Ci sono buzz nei titoli o premo X? Ho premuto X. Forse era già alla sua fine. Ok, The Last of Us. Penso. Premuto già X plurime volte. Penso. Dai, almeno un trofeo dopo. Me l'ha dato anche facile, sia normale che facile, perché dice giustamente. Allora. Gioco una storia parallela ambientata durante... ma l'avevano detta sta cosa, durante gli eventi di The Last of Us. Facciamolo, Left Behind. No, forse un trofeino lo dava anche all'inizio. Via. Nuova partita. Dio mio, faccio che conosco la perfezione. Normale. Nuovi dati di Joe, va bene. Cosa devo dire? Va bene. Andiamo. Esatto. No, tra l'altro qui siamo Ellie. Quindi... prepariamoci a mantenere la calma. Porca loca. Porca loca. Che c'è? Che c'è? Peso. Cosa? Sono le luci. Sta giù. Oh. Ah! Che diavolo sono quei tizi? Abis. A gigabyte. Stai indietro, cazzo! Ho capito. Joel. Mamma mia. Metti il braccio attorno a me. Mamma mia. Forza. Accidenti. Siamo al sicuro. Joel. Ma Joel non ce la può fare, ovviamente. Joel! Merda. Joel, dai. Alzati. Devi dirmi cosa fare. Forza. Sì, ci farò un video, certo. Joel. Non lo so, Dario, non adesso non riesco a pensarci. Il DLC era premeditato dal day one. Bella per Naughty Dog. E quindi siamo collocati lì. Che succede? Forse no, forse non siamo collocati in quel momento. Che gag. Riley. Sono caduta sul fianco. È la sua migliore amica. Pensavo mi avessero morsa. Non lo so. Sono ricordi. Ha il braccio. Non vorrei ucciderlo. Il braccio è ancora a posto. Il suo braccio è a posto.
Non ti vedo da... non so nemmeno da quanto. 45 giorni. Beh, 46 tecnicamente. Vuoi sapere chi ho fatto? Fino ad ora ti ho creduta morta. Già. Tieni. Guarda. Non ci credo. Che cazzo? Sei ancora in stanza da sola. Ma che cazzo? Ho dormito sotto a Liz per 3 anni e sai quanto puzzasse quella ragazza. Riley Abel. Sei una luce. Sei una luce. Ma quindi? La conservi ancora? Ma che stai facendo? Ma hanno 14 anni. Voglio evitare che mi becchino in stanza con una luce. Rilassati. Non è che ora ci sono cose sconce. Su questo piano non ci sono soldati. Tieni. Su questo piano materiale? Ehi. Siamo a posto. Ma che cazzo sta succedendo? Ma ero rimasto che Joel si era infilzato. Siamo a posto. Invece ricordi i precedenti, va bene. Sono scomparsa e sei arrabbiata. Sì. E ti devo delle... Secondo me Riley muore. Ve la butto lì. Andiamo via, ti racconto tutto. Ma che cazzo sta succedendo? Ma dove siamo e perché? Quasi mattina. E ho le esercitazioni militari. Le esercitazioni militari. Sai, dove ti insegnano a uccidere le luci. Peso! Su, metti i pantaloni e andiamo. Ma come ti permetti? Sono una cretina. Forza! Siamo mai finite nei guai? Però non ti hanno insegnato come pugnalare in un colpo solo, visto che ci hanno messi 4 di tentativi col cannibale. Ah, dimmi che c'è qualcosa. Ma è un film, cioè ci sta... Ho capito. Ah, peso, sì. Ecco. È un mix tra le due cose. Chissà come mai. Ti giro sul fianco. Il timore di perdere una persona amata fa ripensare a quando ha perso la persona amata. Zia. Oddio. Nessuno capirà mai come Joel sia... Cristo. Come sia guarito, eh? Perché hai voglia di cucire la ferita esterna, ma poi mi spieghi l'intestino come si sistema. Da solo. Non vorrei... No, potevano aspettare romanticamente di morire insieme. Ok. Almeno così aveva detto. Cioè, era una proposta di Riley. Per un po' andrà bene. Cerco qualcosa per curarti, ok? Vediamo. Callus, dagli un occhio. No, vabbè, Callus, dagli un occhio, ragazzi. E se Callus ha voglia di proteine? Scherzo. Vado, ma torno. E Callus è tornato dalla morte. Promesso. Left behind, lasciata indietro. Siamo pure a metà energia. Posso fare, non ne sono così convinto. Bene. E adesso dove cazzo? Avevo veramente... Ah, cazzo, siamo proprio qui. Avevo proprio desiderio, ve lo dico. Cioè, sapete cosa ho pensato? Ho proprio voglia di giocare ancora con Ellie perché... Spacca. Vabbè, facciamo finta che non ci siano problemi in questo momento. Se ci saranno, schiatterò. Tanto, li avevamo ammazzati tutti, no? Gli uomini del cannibale. Tornelli. Niente. Angoscia. Siamo a corto di tutto, ma Joel avrebbe uno zaino pieno di roba, Ellie. Praticamente pigli un po' della roba di Joel, visto che lui non la usa. Tipo tutto il suo armamentario. Ma cazzo che situazione, però. Mamma mia, che brutta situazione. Non mi ricordo neanche da dove siamo usciti. Mi sono già perso, ma era una serranda e chiaramente bisogna salire. Ma raga, cioè... No, eh. Mamma mia, comunque il finale è stata una roba pesa. Cazzarola. Ma veramente? È molto angosciante questa situazione. Non capisco Rale.
Raleigh, non capisco perché ho visto Raleigh. Raleigh, sì. Ma Cristo, la musica! Merda. È un manichino. Ma cazzo! Ma questi sono versi di infetti. Ma noi abbiamo solo un pugnale. Ma cosa cazzo ci inventiamo, ragazzi? Merda. Interagisci. Niente, il manichino avrebbe detto un tocco di classe, però. Mi è piaciuto. Ma come cazzo? Ok. Siamo sereni, siamo tranquilli. A me sembra di sentirli. Figa la statua che indica il cielo con l'arco che iniziano gli oggetti. Porca loca. Ragazzi, è abbastanza tensiva la situazione, ve lo confesso. Lui vuole che pigliamo i mattoni, ma ci sarà il premio per chi ha voluto venire fin qua, vero? Vero, Tlow? Qual è il premio? Qual è il premio? Eccolo il premio. Shh. Che cosa ti devo dire? Chiusa, ma combinazione. Cazzarola! Tutto. Aspetta. Grazie del suggerimento. Meglio averlo che non averlo. Noi abbiamo bisogno di quella combinazione. A tutti i costi. Perché dobbiamo rifarci un inventario, perché abbiamo deciso che Joel, incapace di intendere di volere, morto, deve potersi difendere con un intero arsenale. Ma stiamo scherzando. Ma stiamo a scherzare. Retra per attivare. Ma sì. Ti avevo detto che ero un giocatore provetto. Che è questo? Oh, farà tantissimo rumore. Oh, cazzo. Ah, no, ok. Ma come? Avete ingoiato le pillole e lasciato la bottiglia vuota. Ma cos'è sta gag? È una novità la bottiglia vuota. Sento che questa gag si sta per ripro... Vaffanculo, è un manichino, è un cartellone. L'ha accesa lei, eh? Shh. Andiamo! Ma stai tranquilla. Lo sapevo, hanno già preso tutto. Sì, ma stai tranquilla. Lì è interagibile, leggiamo. Il farmacista è impazzito e mi ha aggredito, l'ho colpito con forza e ero privo di sensi. L'ho chiuso nel negozio qui accanto. Qualcuno lo soccorra. Speriamo che sia solo un runner, il farmacista. Sì, ma la farà in automatico, ci ha abituato bene il gioco in questo. Allora, proseguire o fare la bazza del farmacista? Ecco che si inizia a giocare. Andrei a fare la bazza, vi dico la verità. Direi che è chiuso. La smetti di accendere di tua spontanea volontà la torcia? Capisco che ci stia, però. Io la voglio spenta. No, vabbè, in realtà. Non hai tutti i torti. Sì, la strada per proseguire è la porta lì dietro, chiaramente. Questa è una bazza, ok. Ok, adesso andiamo con la combinazione, ovviamente. Ok.
35 a destra, 30 a sinistra, 31 a destra. Mi ha mosso, cazzi. Ha funzionato? Ha funzionato, certo che ha funzionato. Ma ci sono dei cani nel mondo reale che mi stanno... Spore! Se hai intenzione di saltarmi addosso, fallo subito. Basta, cazzo. Questo è l'andare avanti? Oh, non so mai ste cose, non si capisce mai. Ok. Ma stiamo scherzando? Bella per i punti, ragazzi. Sono felice che questa cosa vi intrattenga. Io mi sto veramente cagando addosso. Ma che razza di situazione? Ma che razza di situazione è? Nulla ha reagito alla mia bottiglia. Porca troia. Ragazzi, è un DLC horror, me lo dovevate dire, eh? No, ma stiamo a scherzare. Ma stiamo a scherzare. Punti, punti, punti. Cosa state facendo? No, regà, ma è una gag. Ma che brutta situazione. No, raga. Ma sentite. Non sono zombie, comunque sono esseri umani infetti. No, ragazzi, io mi sto cagando. Ma che figata, si può mettere il cappellino di Natale. Sì, guardiamo. Ce lo guardiamo su YouTube. Non lo so, ma è pesissimo, ma che cazzo. Cazzo. Ma poi sti cani, non è il solito cane, c'ho un... C'ho dei cani per strada che stanno veramente rompendo i coglioni. Allora, ok, lui sembra veramente averci salutato. Voi sapete che ora c'è il jumpscare. Che due coglioni. Oh, cavolo. Non resuscitare, 10. Non resuscitare. Lei è la migliore. Lei è la migliore di sempre, di tutti i tempi. Ma dov'è cosa? La chiave. Non sapevo neanche di stare cercando una chiave. Mi sa che abbiamo fatto delle parti. Oh, cazzo. Porca merda. Perfetto, una chiave, la farmacia. Andiamo. È la numero uno. No, leggere. Pensami mentre sarò via, mi mancherai, ma non troppo, Laura. Vabbè, lui l'abbiamo risolto, mettiamola così. Chiave acquisita. E io me levo dal cazzo, però, perché sinceramente... Ma come cazzo è possibile? Ma è un clicker o un runner? Non ho visto! Io non so se lo posso fare. Oggi. Ma cosa ci faceva un clicker così? Ovviamente un Los Angeles clicker. Maledetti pezzi di merda. Ok, stiamo sereni. Non dovrebbero essercene altri.
Sì, è vero, basta il verso, è vero, è vero, è vero. Questo è un raccoglibile? Nope. Ma noi abbiamo il nostro coltellino. Poca vita e il nostro coltellino. Sì. Sì. Nel frattempo Joel. Accidenti. Non fa lei perché, Ellie? Perché questo gesto sul... Un elicottero militare. Lì ci sarà qualcosa. Possibile. È possibile, Ellie. Accidenti, accidenti. Lì c'è roba. Il gioco è diventato molto parco. C'è un altro triangolo, erano due sembravano, vabbè. Va bene, insomma. Affacciamoci. Chiaro, 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 Ellie, è chiaro, dai. Bisogna fare un po' di negozi. Abbiamo fatto il giro qua, si capisce. Posso dire per dindirindina? Acciderpolina? Lo faccio per non dire PD. Questa è la strada B. Quella là era la strada A. Questa è la strada premio. Vero che questo è il premio? C'è un sovrappiù di angolini. Io ho battezzato questa strada qui, ma c'erano mille altre strade, vabbè. Ma PD! Ok, l'ho detto. L'ho detto e non l'ho detto. Sentite, guardiamo anche di qua. Siamo in un momento in cui ravanare è tanta roba. Allora, abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto bene, ma a questo punto non voglio perdermi niente. C'era anche un'altra strada. In senso non proprio, non in senso proprio politico a dirla tutta. Ah, ma questa non è una strada, che cretino. Ok. Ok, 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 ok. Guarda che come sono fighi i segni nella neve in realtà. Bravi. Vieni qua. Negromante. È vero, prima o poi. Come se riesco a far bandire la parola PD da Twitch? Sarebbe fantastico. Ma qua ci sono dei trucchi da ragazza. Ellie, ti vuoi un po' agghindare? Non è il momento, vero? Ok. Scusami se sono stato frivolo. Non ho armi. Non ho armi, ma questo si è suicidato, quindi la cosa ci consola, povero. Salone di bellezza. Questo pomeriggio il maresciallo ha perso la vita con onore durante il volo di ritorno nella zona di onore. Il nostro paziente è trasformato, aveva inalato delle spore, nessuno aveva notato, il paziente si è liberato dei cinghie, ha ventato sul pilota, l'ufficiale ha cercato di fermare il paziente, picchiato, le cose, prima vita, siamo schiantati, centro commerciale, zona rurale, pesissimo, Eugene, bla, calf, ha morso sul collo, infetto, credeva di immobilizzato, si mostrava ferito, sapeva il destino, prima che l'ufficiale... Ha agito secondo il proprio protocollo prima che l'ufficiale Caulfield potesse trasformarsi in uno di loro. Riposo in pace, capitano Reagan Francis, quarta divisione di fanteria, zona di quarantena di Denver. Rest in peace, baby. Vediamo qua. Niente a quel filo. Posso usare questo? Però è qualcosa. È qualcosa. Ma posso usare questo con quanto ottimismo, Ellie? Cioè, noi non dobbiamo curarci. A questo punto sarebbe folle, perché lo prendiamo per Joel. Per quanto il gioco ce lo dia. Molto molto attenti, molto coscienziosi. Fatemi vedere una cosa. Non siamo lontani da potercene fabbricare uno.
Christian. Però noi ci volevamo poi arrivare, no? Oppure lei si è accontentata. Ok, lei praticamente ci ha detto va bene così. Abbiamo trovato, lui era il tizio medico, e abbiamo trovato roba e non abbiamo più bisogno di andare all'elicottero, questo è il senso. Ok. Ciò nonostante... Ok, va bene, lo faccio. Io non mi ricordo dove stava Joel. Ci siamo. Lo so, la lunga potrebbe essere un problema. Cazzo, meno male. Di qua. Crono pioggia. Cavolo. Ci è mancato poco, eh? Ah, ma no, il braccio ci dice. Sono colpita. Grazie. Quindi viviamo in parallelo le due vicende. Forza, dai. Saliamo su. Questo ci fa capire ovviamente come Ellie abbia tutta la sua esperienza. Tendi le luci. Sì. Ricordi il soldato che hai morso prima di rubargli la pistola? Sì, me lo ricordo. Quello è Trevor. Comunque, l'ho visto in strada e gli sono rimasta attaccata al culo. L'ho seguito in un vicolo e le luci mi hanno assalita. Poi mi hanno portata nel loro nascondiglio, da Marlene. Hai avuto paura? Ero terrorizzata. Marlene. Pensavo che mi avrebbero sparato. Ma lei ha detto solo... Fight Fedra. Fedra kill my parents. E così ti ha arruolata nelle luci? Cos'è Fedra? Quasi. La faccenda dell'agguato era solo un test. Voleva capire se tenessi davvero alla causa. Passaggio segreto? No. Babbo Natale? No. Questo computer è palesemente di cartone. Cosa c'è qua? Lo conosciamo. Hero. Altro che Wanted, avete capito? Parli del diavolo. Parli del diavolo. Davvero? Dice che somigli molto a tua madre. La madre di La Ellie. Conosceva meglio lei di me. Questa sedia non oppone grande resistenza. Eccomi. Aspettami, sai che amo i bagni. No, non lo sai, ma te lo dico io. Perché vige un'igiene che... Andiamo. Sì. Vediamo come scheggi. Sì, ma sai, io colleziono fumetti, per me è molto importante. Con chi ti vedi in questo periodo? Con chi ti vedi? Oh, non saprei. Con nessuno. Ma dei 14 anni molto... E gli altri ragazzi, come stanno? Ah, ok, Tino. Quelli sono amici tuoi. Ma tu ci parli? Sì, all'incirca. Ah, ma quindi parlano delle loro tresche. Sono incagliato. No. Allora, mi sei sparita, amica. Mi sei veramente sparita, eccoti là. Stai tranquilla che se vedo un bagno mi ci fiondo, lo sai. You know it and I know it. Ok. Interazione. Look for the light. Hai trovato la luce? No, che ridere. Scusa, non volevo offendere i tuoi compagni. Ah, Ellie. Cazzo, Chris. Ora credi fermamente nella causa? So soltanto che non sono un soldato. Ci sono, cara. Non mi ricordo neanche come ti chiami, ma ci sono. Don't be a shit, wake up. Fedra Sachs. Ma Fedra sono militari, tipo. 30 giorni un cazzo. La gente si ammala di continuo. Sono solo bravi a tenere la scusa. Hai incontrato altri infetti? Come parte dell'iniziazione mi hanno fatto uccidere un... Senti, possiamo parlare di qualcos'altro? Ok. Un runner? Ok. Merda, giù! Vengo proprio da un'altra epoca, Dario. Ma non è vero, tra l'altro, non è vero, che cazzo dico. Scusa, sono agitata ultimamente. Attenta, è bagnata. E senti, forse dovrei arruolarmi nelle luci. Ellie, è stata la prima cosa che ho chiesto a Marlene.
Ti vuole al sicuro in quella stupida scuola. Io non dovrei neanche vedere. Marlene è già, è già affezionata ad Ellie. Pre-bazza. Cazzate. Al braccio. So cacciarmi nei guai anche da sola. Dobbiamo capire meglio qua, eh. Qua c'è del retroscena. Io lo so, ragazzi, è chiaro che non c'è niente da raccogliere, però cosa volete che vi dica? Cosa volete che vi dica? Ste robe ti deformano, ti entrano dentro. Ehi, ti ricordi la prima volta che ti ho portato qui? Che ci facciamo qui, Riley? Ho una sorpresa per te. Cosa? Dove cazzo sia? È un dinosauro? Ah, forse. Museo. Museo. Se un dinosauro ti perdono tutto. Ancora un po' di pazienza e vedrai. Ok. Sentite, io mi limito a seguirla, mi sono stancato di girare come uno stronzo. Mi perderò cose, ragazzi, mi arrendo. E no, però, cazzo, me la metti così. Ah, le avevo recuperate. Le pistole ad acqua. Ma è una super liquidator, ve la ricordate? Vuoi dire che Capitan Testa di Cazzo te le ha ridate? Ah, certo che no, mi sono infilata nel suo ufficio. È vero che lei faceva le balze con le pistole. Ero riuscita a prenderle. Ma ti sei fatta beccare? Ma mi sono fatta beccare. Inizierò ad apprezzare i semi. Due settimane di pulizie. Nei cessi. No, Ellie. Non hai ancora capito che devi scordarti. Non lo riavrai mai. Peccato. Un giorno le riavrai. Le voglio in episodio 2. Voglio in episodio 2, voglio Super Liquidator. Arrivo, amica mia. Non ti nomino neanche perché ti offenderei ricordandoti come ti chiami. Non ci credo che Winston sia morto. L'hai saputo? Ma Winston? Sì. Sai com'è successo? Ma quello dei Ghostbusters. Ok, ci siamo fermati. Non ho più la corsa. Non lo so. Oddio, ce l'ho. Vediamo che c'è la sua. Che è sta roba? Casino. Cosa? Questo è Winston? Cavolo, era un tipo affascinante. Scafatissimo. Ne vuoi un po'? No. Ah, sono a posto. Meglio per me. Salute, Winston. Non voglio che li beva, poverina. Ha 14 anni. È forte. Andiamo. Andiamo. Posso farci una Molotov? No. Forse c'era una bazza se bevevo. Non ci ho pensato. Sella. Gag. Che ne è di Princess? Beh, immagino che morto Winston l'abbiano presa. Povero cavallo. Sarà là fuori terrorizzato. Diavolo. East Wing. Vabbè, ci sono tante ale est, non è che un'ala est fa primavera. Oh, Jesus. Se non cazzeggiavo, sta parte la facevamo in un secondo. Mea culpa, mi pento amaramente. Però abbiamo fatto la gag dei Liquidator. O io ti seguo, però dove andiamo? Ellie. Ecco. Aiutami ad alzarlo. Ad alzare? Odio schiacciate. No, finiremo schiacciate, me lo sento. Sì, ma tipo la ragazza, cioè, era palesemente non una buona idea. Forse ci conviene trovare un altro. E comunque hanno sollevato tutta quella roba. Sì. Posto. Va bene. L'altra via di qua, dai, se hai capito. Ehi, Riley. Senti, provo a spingerti su. Vedi se l'apri da dentro. Buona idea. No, non sono mai stato astemio. Riley? Però cazzo, a 14 anni non avevo già iniziato... Vabbè, ste cose non hanno funzionato. Volta oggi. Com'è che questo posto ci era sempre sfuggito? Vieni, ho la maschera perfetta per te. Riley, perfetta.
Veramente la vogliamo mettere? Dai, mettiamola, figata. Ma che cos'è, una specie di lupo mannaro? Mettila, dai. Yeah. Sì, cazzutissima! Ruggisci? Roar. Roar. Belli, sul serio. Un cazzo di ruggito! Ah, devo premere. Ma che cagata! Ah, devo premere veloce. Ok, 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 ok. Ma perché roar? Perché, vediamo chi altro c'è. Perché fare proprio l'onomatopea, Ellie? Capisco che sei simpa, però a sto punto fai un ruggito. Wow, guarda quello. Ah sì. Schele veggente, poni un quesito se hai il coraggio. Vediamo. Okay. Moriremo entro oggi. Niente. Fregatura. Devi ruotarlo, genio. Tragicamente improbabile. Mi sollievo. Vediamo. Riuscirò mai a giocare a un videogioco? Le probabilità sono minime. Vaffanculo, teschio. Ancora. Guiderò di nuovo un'auto? Lo sento nelle ossa. Bene. Ancora. Ragazzi, possiamo stare qua fino a domani. Ce ne andremo dalla cazzo di zona di quarantena? Nessuno può dirlo. Quindi è possibile. Non è proprio la cosa più divertente del mondo, ma credo che andrò avanti. Riavremo mai le nostre pistole d'acqua? Questo mi interessa. Era qui che volevo arrivare. Gli spiriti dicono di sì. Ah, hai sentito? Dice che riavremo le pistole. Sono andate, Ellie. Devi accettare. Abbiamo platinato. No, ce n'è ancora. Pesissimo, scusate. Ultima. Riley smetterà di fare schifo a poker? Sai che ti sento. I segni sono confusi. Ah, c'è ancora speranza. Vorrei smettere, ma mi continua a farlo fare. Il poker è tutto tuo. Merda, ce n'è ancora. Mi cresceranno mai le tette? Finirà questo di rifarlo. Mi cresceranno mai le tette. Gli spiriti non si pronunciano. Non mi sorprende. È troppo bello, cazzo. Sei una faccia da culo? Sei una faccia da culo. Questo è assolutamente certo. Beh, direi che abbiamo fatto. Ok, dai, l'abbiamo platinato. Grande, grazie. Ci stava a farlo tutto. Vabbè, questo mi piace molto di più, però. Tripla fenice. Beh, questo mi piace molto di più. Questa sì che è una gag. No, io voglio Ellie così. fa vedere, girati. Che ne pensi? Adorabile. Ma grazie, piccioncino. Ragazzi, mi sto molto divertendo in questo negozio. Che figata. Una serie di cazzate però notevoli. Ok, no, questo non mi piace, no, volevo delle cose simpa. Direi che abbiamo forse il top, forse una maschera più bella, non potevamo neanche sognarla. Quindi terrei questa e vorrei possibilmente farci il resto del DLC, anche la parte di Joel. Bazza. Occhi. La gente comprava questa roba. Non ci si crede. Quando i morti erano solo un gioco. Wow, sei una cretina. E cosa dobbiamo fare? E che figata quelle maschere. Ma sì, ma Riley. Cosa? Sono io l'addetta ai vampiri. Ma la più bella ce l'hai già, Ellie. Non vorrò mai più cambiartela. Io sono il conte Dracula. In realtà è contessa.
Io sono la contessa Dracula. Ecco. Cioè, starà per succedere qualcosa, immagino, ma... Ma ci deve essere un interagibile che mi sa, è tipo questo. Però in realtà è figo perché... Racconti dell'orrore, una rassegna di mostri e spiriti reali. Cioè, è figo perché c'è tanto, tanta interazione fra di loro. Andrebbe fatta un po' sta roba, no? non va affrettato questo passaggio. Perché sono loro nel negozio di giocattoli e... ci sta in realtà. Lapide, questo posto sembra un cimitero. Anche tutto il resto. Vediamo, eh? Esatto. Esattamente, Caff. Perché ci sono tante zucche? Beh, ragazzi, ok, mi sento... Sento che c'è un'altra gag, dai, non la skippo. Altri vampiri. Sono vestita alla moda. Va bene, ragazzi. Ok. Siamo stati teenager abbastanza. È ora di andare avanti. Hop. Ah, ho un'idea. Ti ha clippato lo zainetto. Vedi quelle auto laggiù? Sì. Just do it. La rossa è tua, la blu è mia. Lanciamo mattoni. Chi rompe prima tutti i finestrini della sua auto vince. Scherzi? Sono la regina dei mattoni. L'hai detto, Vez. Ok. Chi perde risponde a una domanda. Qual è la mia? Sarcasmo. Che gioco è? Verità o verità? Qual è la nostra? D'accordo, scema, ci sto. Ok. Sì, cazzo! Centro! Cosa? Perché devo correre? Ah, perché a chi fa prima? Sì, ti è piaciuto? Dio, ma chi se ne frega? Uff, veramente devo far sta gag. Dai, ragazzi, veramente. È che non si può sbagliare, quindi sì. Possiamo solo vincere. A meno che lei non sia velocissima, ovviamente. Due andate. E vai. Ragazzi, questo DLC. Ecco, guarda, impara. Capisco che sia molto approfondimento psicologico. Bam. Bang. Ultima. Per pochissimo. Sì! Regina dei cazzo dei mattoni! La mia aveva i finestrini più duri. Sì, come no, sfigata. Ok, ora la domanda. Numero uno, trofeo, tra l'altro. L'importanza che ha avuto questa cosa. Perché te ne sei andata? Perché ti sei arrabbiata? Ma ne ha parlato mia madre, non importa. X. Allora... Che dice Marlene di mia madre? Marlene. Non molto. Da quanto ho capito, erano amiche già prima dell'epidemia. Ah, ne ha detto che tua madre era un'infermiera. È un legame. Infermiera. Precedente. Litigavano e discutevano sempre, ma erano molto legate. Ti ricorda qualcuno? Già. Dai, devo farti vedere questa cosa. Ci siamo quasi. Ragazzi, l'esultanza di Ellie è stata il massimo della vita, della storia dei videogiochi, per aver vinto la gara di mattoni. Non sembra un bel posto, Riley. Perché siamo venute qui? C'ho fatica a dirlo. Mi dai brividi? Sì, in effetti è un posto di merda. Quando pensavamo fornissero corrente solo a certe zone della città. Sta a vedere che è esattamente così. Senti, Riley, io, cioè, non capisco. Aspettami, c'è della lore. Aspettami. Dopo devo anche andare fuori. Maggiore Banks, con la presente richiesta la terza volta in attesa di rafforzamento del servizio di pattuglia. Tre persone disperate, in molti casi entro le città infette. Capisco le risorse che hai, ma se rafforzeremo la sorveglianza saranno cazzi.
sprofonderà nella merda in Genova. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Tanto gli frega un cazzo di quel che scrivo. Il suo umile servitore. Figata. Vaffanculo, vaffanculo. Sarà stato fuck, fuck, fuck. Mi dai degli oggetti utili? Mi dai un fucile a pompa? Boh. No, ragazzi, stiamo al gioco, letteralmente. Riley, aspetta. Aspetta, aspetta. Non datemi sti bivi. Poi è ovvio che perdo tempo. Ma qui si va. Qui si potrà andare, non ancora, ma si andrà. Si scopre che l'intera città va a corrente. Ma però. Ho solo spento gli interruttori. Sti stronzi. Basta riattivarli e siamo a posto. Ah, buono. È una figata, quindi. E lo devo fare io? Mamma mia. È impossibile che funzioni. Non osare troppo. Sbabim. Ti avevo detto. Di solito sono cazzi amari quando si attiva qualcosa in questo gioco. C'è luce in tutto il centro commerciale. Andiamo a scoprirlo. Ok. Sono le 18. Aspetta, io so cosa cerchi di fare. E sono contenta. Bello essere di nuovo insieme e non volevo dirlo. Tutto quello che ho detto prima di andarmene non lo pensavo davvero. Dietro questa porta c'è qualcosa di molto brutto, secondo me. Riley. Riley. Sei una lagna. Hai cominciato tu, stronza! Cavolo. Sei pronta? Sei pronta? Sicuro. Dai. Cos'è? Uno scherzo? Non vedo nulla. Ah, peso. Ok, ok. Lei ancora ci punta quell'aereo. Ok. Ok, ok, ok. Però finiamo qui. Finiamo qui. Finiamo qui. Per ragioni di tempo. Va bene, ragazzi. Va bene. Grazie mille per essere stati connessi. Oggi forse si poteva finire sul finale, però ci stava andare un pochino avanti. Proseguiamo domani alle 16. Bellissimo. Bellissimo davvero. Oggi si è volati davvero alti. Molto molto bello. Molto bello. Grazie davvero per essere stati qua. Domani si fa tutto. Vediamo se è così. E poi domani vi aggiorno anche sul discorso pausa natalizia, ma che poi sarà massimo un paio di live saltate. In ogni caso il lunedì 23 ci sono. Grazie mille, poi ci guardiamo anche i trailer, ovviamente. A domani, ciao ragazzuoli.